la caduta dei capelli, anzi le varie forme di caduta dei capelli, sia negli uomini che nelle donne. Quali le cause, quali le terapie? Ne perdiamo diverse decine ogni giorno in modo naturale, ma a volte il fenomeno assume proporzioni diverse. La caduta dei capelli interessa soprattutto gli uomini, non solo loro, e si manifesta anche in età giovanile. Ci sono numerose forme di caduta di capelli. La più importante è la cosiddetta calvizie precoce o alopecia androgenetica, che colpisce prevalentemente il sesso maschile, ma può interessare anche la donna. Non viene perduto, ma invece di essere lungo, piano piano si trasforma in un capello sottile che viene chiamato vello. Nell'alopecia androgenetica abbiamo due agenti farmacologici principali. Il minoxidil, che è una molecola che si applica in soluzione al 5%, e la finasteride, che è una molecola che ha un'attività antienzimatica, praticamente impedisce che il testosterone rimpiccolisca il capello. Questa terapia deve essere somministrata per lungo tempo sotto il controllo del medico specialista e in genere non ha effetti collaterali importanti. A questi rimedi si aggiunge la prevenzione, lavare i capelli almeno 3 volte a settimana, soprattutto per chi vive nelle zone urbane dove smog e sporco possono affievolire la vitalità del capello. Ma il quadro, anche quello terapeutico, cambia quando si parla di un altro tipo di alopecia. A volte la perdita dei capelli si manifesta con delle chiazze rotondeggianti che vediamo distribuite sul cuoio capelluto. Si tratta in questi casi di una forma di alopecia che è chiamata alopecia areata e che è di origine autoimmunitaria. In questa forma di alopecia è coinvolta sia l'immunità innata, quella che difende dalle infezioni, che l'immunità acquisita. Piccole chiazze circostanziate o intere zone a macchia di leopardo che, nei casi più complessi, possono interessare non solo il cuoio capelluto, ma diffondersi in tutte le parti del corpo. Possiamo utilizzare una delle terapie più efficaci, che è la immunostimolazione locale. Si tratta di una sostanza, l'acido squarico, che viene applicato sulla cute del cuoio capelluto. Quindi queste cellule che aggrediscono il capello vengono allontanate e si assiste a una ricrescita soddisfacente, a volte una ricrescita completa, una remissione completa di questa grave forma di alopecia.